Ma buongiorno a tutti con questo caos fantastico del mio tavolo di lavoro per YouTube. Oggi apriamo il calendario dell'avvento insieme e farò una sorta di vlogmas facendovi vedere tutte le decorazioni natalizie che ho acquistato in questo periodo. Prima di tutto, però, dobbiamo aprire il calendario dell'avvento. Chi mi segue su Instagram lo sa, è stato un po' un flop questo perché purtroppo ha solo cioccolatini tondi, ovetti, ma d'altra parte c'era scritto dietro, solo che me l'ha preso mamma, per cui non ci ha fatto molto caso e raramente si trovano questi qui più grandini, però vabbè, fa niente, giusto per avere qualcosa da aprire. Mi sto mangiando le mani perché quello di Essence era pazzesco. Il prossimo anno vado con Essence. Comunque, apriamo la casellina numero 16 ed ecco qui il solito fantastico ovetto. Ma dai, non l'avrei mai detto che avrei trovato un ovetto. Vabbè, comunque mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lo apro ogni giorno come se fosse la cosa più interessante al mondo, ma ok. Vi lascio sotto il nome del mio Instagram, quindi benny-benny21. Allora, io non so veramente da dove iniziare. Ho comprato un sacco, una marea di cose natalizie quest'anno. A partire dalle candele che avete già visto, sono sparse qua su, le Yankee natalizie, poi vabbè, le cosine di Tiger avete già visto, ma soprattutto ho fatto un po' di shopping così. Vi faccio vedere le cosine più belle che ho preso. Allora, la prima è lui, che voi direte: ma che cos'è sta roba? Vi giuro, è pazzesco, guardate che roba. L'ho preso in un negozietto qua da me. Troppo troppo cute, ma la cosa bella è che è super rilassante perché se voi lo accendete sotto, questo inizia a fare glitter, come se fosse una specie di nevicata. Guardate che meraviglia! Vi giuro che a luce spenta fa un effetto pazzesco perché non so se vedete qua, ma i glitter riflettono con l'acqua e viene fuori questo questa specie di effetto pazzesco, veramente pazzesco e troppo troppo bello. Quindi veramente contentissima di averlo preso. E questo qui l'ho pagato 29 euro, se non sbaglio, un po' tanto, però mi piaceva tantissimo, non potevo lasciarlo lì. Poi ho preso di recente questi biscotti che vi ho già fatto vedere su Instagram. Vi lascio la pagina della ragazza che li fa sotto in info box, la pagina Instagram, e sono dei biscotti troppo belli, cioè guardate, cioè sono fatti troppo bene. Io poi con i biscotti natalizi muoio veramente perché li trovo bellissimi. Ora, con una mano è un po' faticoso, però c'è il pupazzo di neve, l'alberello, il pinguino, cioè sono pazzeschi e non so se realmente avrò mai il coraggio di mangiarli. Li sto sfruttando tanto per fare le foto, però penso che anche come idea regalo siano veramente stracarini. Cioè, poi guardate questo omino pan di zenzero, cioè è la vita. Comunque, li trovo bellissimi. Poi vi faccio anche un aggiornamento. Scusate il casino, mamma mia. Comunque devo mettere a posto. E poi, per quanto riguarda le candele, come sapete, mi sono buttata su Bath & Body Works. E queste sono le due candele che ho acquistato da Notino. Vi giuro, profumano tantissimo anche da sole. Cioè, sono pazzesche, meravigliose. E non posso che consigliarvele, sinceramente. Questa è pazzesca, questa ancora di più sa proprio di biscotti. Io spesso le tengo aperte perché vi giuro che profumano tantissimo da sole. Cioè, guardate che roba. Queste qui sono candele a tre stoppini. Fantastiche, profumano tantissimo anche da spente. In più il packaging non è niente male, è qualcosa di meraviglioso, come potete notare. Io non so, questi vasetti li riciclerò. E poi quassù ho tutte le cose che ho preso da Bath & Body e che sto testando. Al momento la mia fragranza preferita è sicuramente la Vanilla Noel, perché mi ricorda Pink Sugar, ma anche la Winter Candy Apple, questa qui. Buonissima. Veramente sono pazzeschi questi prodotti e sono strafelice di averli conosciuti. Poi un altro acquisto che ho fatto di recente è lui. Tada!
quanto è carino. Allora, vi devo spiegare un po' la sua storia, perché lui o lei, non si è capito, aveva due codine. Infatti si vede che i capelli, che la barba è un po' storta, la sto cercando di sistemare. Perché aveva due codine laterali che non mi facevano impazzire e quindi ho deciso di fare così. Però in effetti si vede tipo che tira il vento verso sinistra. Però vabbè, fa nulla. E, anzi, su Instagram avete detto che secondo voi era una femminuccia e che ho sbagliato a fare questa cosa, ma avete ragione in realtà, però io lo preferivo così. Comunque, i loro nasoni mi fanno impazzire e ovviamente li utilizzo come fermaporta. Ne ho già uno qua, praticamente ogni tanto li vedo litigare perché sono, mi fanno ridere. Cioè, io la mattina mi sveglio e magari li vedo così, sembra che stiano litigando. Vabbè, lasciamo perdere. 32 anni persi. Poi vi faccio vedere. Vabbè, questi due cuscini natalizi stupendi, ancora non ho rifatto il letto, quindi perdonatemi. Comunque sono molto cute, però volevo farvi vedere lui perché mi chiedete sempre dove cavolo io l'abbia preso. Allora, lui l'ho preso l'anno scorso da Casanova. Anche lui, come il gnometti, è un fermaporta, infatti pesa, però io lo tengo semplicemente sul letto perché non voglio che si sporchi o cose del genere, troppo cute. Cioè, guardate che carino! E l'avevo pagato solo 10 euro, se non sbaglio. Pazzesco, veramente bellissimo, mi piace tantissimo. E quindi sì, non so se c'è quest'anno perché non sono andata da Casanova, eventualmente fateci un giretto perché potreste trovarlo. Ma la cosa più importante è l'albero di Natale, adesso ve lo faccio vedere. Sì, eccoci qua, tadan! Oh, ve l'ho fatto vedere su Instagram, ma mai qui su YouTube. E quindi ho deciso di fare un vlogmas, diciamo così, per farvelo vedere tutto. Aspettate che è veramente gigantesco e quindi devo riprenderlo così. È molto molto alto, io lo adoro questo albero, mi fa impazzire. Lo abbiamo comprato in realtà l'anno scorso in offerta, costava tipo 50, sì, ciao magari, costava tipo 80 euro ed era scontato, ma è pazzesco. Sotto, come vedete, ci sono già un sacco di regalini e qua giù c'è lo schiaccianoci perché quest'anno va un sacco di moda lo schiaccianoci, quindi ho deciso di prenderlo e di seguire un po' la moda visto che me lo sono ritrovata praticamente davanti. Come vedete ci sono già regalini. Allora, come sempre, io sono l'ultima a ricevere i regali perché qui sotto sono tutti quanti i regalini per i miei. Quello per mamma, questi qua per mio babbo, questa per la mia amica, questi due per la mia amica, mamma e babbo. E l'unico regalo mio è questo, che è casualmente l'autoregalo, ovvero l'iPhone, che non avete idea di quanta fatica io ci abbia messo per incartarlo e non utilizzarlo prima del tempo. Quindi sì, i miei regali devono ancora arrivare, ma so già più o meno cosa riceverò perché li ho scelti io, però vabbè, ve li faccio vedere poi nel cosa ho ricevuto per Natale. E quindi nulla, questo è il nostro albero. Anche qui ho fatto diversi reel a riguardo, quindi se vi va, seguitemi su Instagram e li vedete. Io lo adoro. Volevo farvi vedere un po' di decorazioni perché mi avete chiesto appunto dove ho preso alcune cose. Allora, gli omini biscottini, tipo questa che è troppo cute, oppure queste caramelle, le ho prese l'anno scorso in un sito internet che purtroppo non ricordo come si chiama in questo momento. Se me lo ricordo vi lascio il link giù nell'info box. Perché io ogni anno adoro fare nuovi acquistini per quanto riguarda le decorazioni dell'albero. Per quanto riguarda invece l'omino biscottino questo, che è super cute, il Babbo Natale. Quest'altro omino biscottino li ho presi tutti in un negozietto che c'era qua da me, che vi ho fatto vedere appunto su Instagram, e troppo troppo carini, costavano tipo 80 centesimi l'uno, ne ho presi un po'. Poi come decorazioni ho di AliExpress questi biscottini piccoli che non mi fanno proprio impazzire, però li ho voluti mettere, guardate, sono anche carini in realtà. Quello e questo di AliExpress, l'angioletto. Aspettate, vi faccio vedere anche questo alberello AliExpress, molto cute.
Ed AliExpress anche il punto forte, ovvero la letterina di Babbo Natale, cioè è stupenda. Mi dovrebbe arrivare anche la carta igienica con scritto 2020, però ancora non è arrivata, vabbè. Avevo preso anche il Babbo Natale con la mascherina, ma si è rotto per il tragitto, quindi mi hanno fatto il rimborso. Però quanto è carina la letterina, cioè è troppo bella. Ed è fatta proprio a letterina, eh. Bellissima, io adoro questa cosa. Mi piace tantissimo, veramente un sacco. Poi ho messo una decorazione, questa qui, di Thun, l'orsetto. Quanto è cute. E devo dire che sono stata un po' combattuta, perché sostanzialmente non mi andava di metterlo nell'albero. Avevo paura si rompesse, poi mi avete dato un po' di consigli, ovviamente ho inclinato un pochino il ramo e l'ho messo più in fondo possibile il cordellino. Però insomma, diciamo che se mi cade a terra aiuto. Io non so come fanno le persone che hanno tutti i tun sull'albero, perché è vero che sono stupendi, guardate che roba. E questo qui l'ho preso a 19 euro da Gioielleria Rossetti. Bellissimo. E un'altra cosa che ho il terrore si possa rompere è questo qua. Aspettate, aiuto, sono tutti i regali, faccio fatica. Il gufetto, che non vorrei dire una cavolata, ma penso venga da Maison du Monde, ma è girato, aspettate, lo faccio vedere bene. Lui, credo venga da Maison du Monde, non sono sicurissima. E anche la pallina unicorno, aspettate, eccola, che non c'entra assolutamente nulla con tutto il mio albero, ma l'ho voluta prendere, è bellissima. Infatti l'abbiamo messa dietro perché appunto abbiamo l'albero sui toni del rosso e del bianco. In realtà quella è bianca, però starebbe meglio sui toni del rosa. Poi vabbè, i lecca-lecca grandi così li ho presi sempre in quel sito che non ricordo il nome, e se lo ritrovo vi metto il link. Poi i punti forti di quest'anno sono lui, Babbo Natale con la lista regali, con la lista buoni e cattivi, con scritto "It's beginning to look like fuck this", cioè nel senso inizia ad essere un po', diciamo che manda al diavolo la lista dei buoni e dei cattivi perché è troppo lunga, credo. Comunque se voi lo sapete tradurre meglio fatemi sapere. E poi questa pallina qui, bellissima, la amo. "Dear Santa, define good", quindi caro Babbo Natale, definisci cosa intendi per buoni. Adoro, veramente, c'erano delle decorazioni stupende su Asos, quindi le ho volute prendere perché appunto erano del colore giusto. E poi ce n'era una bellissima, fatta come è fatto questo qua, e dentro c'erano i biscotti, il latte e la carotina con scritto "Santa stop here". Ci sono stata dietro con la pallina un sacco, poi però non l'ho presa alla fine perché costava molto e non sapevo che altro prendere, quindi mi è dispiaciuto, perché poi quando mi ero decisa di prenderla ovviamente l'hanno acquistata. Poi niente, mamma ha messo qua un mini presepe che ha preso non so dove, penso in una fioreria qua da me. E come vi dicevo, qua c'è lo schiaccianoci, che è pazzesco. Ah, questo ovviamente l'avevo preso da Tiger. Comunque, lo schiaccianoci non si sa perché, ma quest'anno fa impazzire proprio tutti. Io ho scelto questo, che è proprio classico. Devo dire che non mi dispiace. È un po' inquietante in realtà, guardate, quando apre la bocca è super inquietante, però devo dire che fa quello che deve fare, la sua figura insomma. E sì, non mi dispiace averlo sotto l'albero, in fin dei conti fa un po' la guardia. E nulla, quindi questo era tutto quello che riguardava il mio albero. E adesso aspetto un pochino perché mamma è uscita e forse ha fatto qualche acquistino natalizio, è andata a fare un po' di acquisti natalizi. Tra l'altro quest'anno l'ho convinta a togliere un quadro che era qua dietro con tutte le nostre foto. Gli ho detto no, mi serve l'albero instagrammabile, quindi togliamo il quadro. Sono super felice. E nulla, vi aggiorno quando torna, vediamo se ha preso qualcosa di carino oppure no. Sono troppo troppo curiosa. Tra l'altro mi sono appena ricordata di farvi vedere una cosa. Questa è la nostra sezione mascherine, ne abbiamo di tutti i tipi. Guardate come le abbiamo sistemate bene per colore. E le nuove arrivate, aspettate, sono... Vabbè, qui ci sono quelle chirurgiche normali, azzurre, nere, rosa, un pochino lilla.
E le ultime sono queste qua. Cioè, sono pazzesche. Sono natalizie, troppo, 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 troppo carine. Le avevo viste anche su AliExpress, poi le ho trovate in un negozietto qua da me e non ho potuto fare a meno di prenderle. E sono troppo carine. Voi usate le mascherine a tema, visto che comunque il periodo è quello che è, almeno ci coccoliamo con mascherine un po' più carine rispetto a queste, che comunque sono quelle normali. Io ne ho tantissime. Allora, dicevo, le mie mascherine non chirurgiche sono tutte qua. Le utilizzo poco perché sudo tantissimo e quando mi trucco le sporco anche. Ad esempio c'ho questa di Fiorucci che è pazzesca, mi piace un sacco, però non la voglio mai sporcare, quindi la metto solo se non mi trucco, mentre le altre sono normali. Questa è rosa, poi ne ho una leopardata, questa è pastello, sono un po' così. E niente, quindi per quest'anno la collezione di mascherine era inevitabile. Qui sotto c'ho anche la rennina che ho preso da Tiger, ormai la conoscete, quella che poverina ha perso le gambe dietro, colpa mia, lo so, e nulla, quindi questo è quanto. Faccio vedere velocemente. Allora, mamma, se trovi delle batterie per questo lo proviamo in diretta. Due ne servono, quindi non sono tantissime. Allora, iniziamo subito a tirar fuori tutte le cosine che ha preso. È andata in quel negozio che vi ho fatto vedere su Instagram qualche tempo fa, quello tutto natalizio che vi ha fatto impazzire quando c'ero andata verso ottobre per Halloween. Allora, ha preso questo che è una specie di brucessenze, diciamo, diffusore anzi, ed è appunto troppo carino perché è un Babbo Natale e non lo so, vedremo se profumerà a caso oppure no. Poi, cosa abbiamo? Delle cannucce, ovviamente in cartone, però guardate che carine. Mi ricordano un pochino le cannucce che avevo visto sul sito di Maison du Monde, più o meno. E nulla, sono troppo cute. Anche per fare dei regalini ci sono cose veramente carine in questo negozio. Poi stranamente ha deciso di prendermi una tazza. Non si sa perché, visto che lei odia le tazze perché gli occupano tutto il posto. E non è bellissima, però non è anche bruttissima. Dai, carina, diciamo così. Poi ha preso un angioletto perché sa che sono abbastanza ossessionata dagli angioletti, quindi mi ha preso questo che è in realtà un portafoto, molto cute. Poi, cos'è? Queste sono candele, ci sei? Vai. Niente. Wow, praticamente all'interno c'è... No, però fa tipo anche la fiamma, vedi? Bellino, dai. Molto. Cioè non rimane sempre fissa la luce, è proprio come se fosse una candela accesa, molto cute. Poi, qui abbiamo questo che è una specie di centrotavolo sopra un mobile, giusto? Cosa hai da dire? Sentiamo. Di, è per te. No. C'ha la luce anche questo, però non ha la batteria, bisogna mettergliela. Carino. Ah, è vero, potevi prendere i nastri, quelli che si attorcigliano. Invece questo, vabbè, dai, carino, glitterato, per fare i pacchi. Quindi qui ci vanno per capire. Perché hai preso questa? Cos'è? Una scopa. Così, per la fine abbiamo. Ma non perché? Non lo so. Perché? Vabbè, poi cos'altro abbiamo? Queste sono candele. Non so neanche. Voglio vedere dove le metti queste. Sono proprio curious. Uno schiaccianoci, perché quest'anno, come vi dicevo prima, va un sacco lo schiaccianoci e questo è molto carino, è una statuina praticamente da mettere dove uno vuole. Ha detto che non c'erano più grandi, ma tanto ne abbiamo già uno, per cui bon. Carino. Poi un alberello. Perché? È da mettere con lo schiaccianoci, poverino, se no è solo. Gli metti vicino l'alberello, no, fanno coppia. Poi abbiamo un barattolo, anche questo strano me l'abbia preso perché odia queste cose, però molto carino. Poi che altre robicce abbiamo? Delle forbici che non c'entrano nulla, però vabbè, possono sempre servire. E poi questo per ultimo che non ci siamo accorte ma ha bisogno di batterie piccole, tipo quelle degli orologi.
una specie di renna, molto cute anche lei. E servono le batterie, quelle piccoline, tipo dei Tamagotchi per intenderci. Ok, sono passate un bel po' di ore, qua c'è una ricevuta, e mi è arrivato il pacchetto da Kiko. Come vedete ho preso un sacco di cose dalla nuova collezione. Vi faccio giusto vedere questo smaltino, poi comunque vi farò vedere tutto in un video spacchettamento, perché siete sempre curiosi di vedere le nuove collezioni di Kiko. E niente, queste le ho prese con il 3x2 forse, se non sbaglio. Non vedo l'ora di provare tutti questi prodottini, comunque li apriremo insieme appunto in un video. Volevo solo vedere questo smalto qui, metallizzato rosso con delle sfumature viola, bello, mi piace. Quello che invece su è di Essence, ve lo faccio vedere perché secondo me merita. Ed è l'unico rosso della nuova collezione, quindi non vi potete sbagliare assolutamente. Comunque adesso lascio tutto qui perché poi vado ad aprire insieme a voi in un video. E vi saluto facendovi vedere l'albero di Natale acceso di notte, perché è stupendo. Che poi di notte, sono le 4 del pomeriggio, però vabbè, è super buio come potete vedere. E lui è bellissimo, il mio albero di Natale versione notturna. Mi piace da morire, sono troppo contenta di averlo fatto di questi colori, che sono un po' i colori che utilizziamo praticamente ogni anno, però va bene perché siccome è molto alto sarebbe un po' una fatica comprare le decorazioni tutte rosa, anche se mi piacerebbe farlo rosa, però vabbè, magari un'altra volta, prima o poi lo farò sicuramente. Poi ho messo qui il Babbo Natale che vi ho fatto vedere stamattina, con gli oli essenziali, speriamo profumi, non sento moltissimo, devo essere sincera. E anche la piccola renna, vi faccio vedere, qui c'è la collezione di mio babbo di UFO, e qua su tutto quanto dedicato a Star Trek, va bene. Comunque, eccola qui, volevo farvi vedere la rennina accesa, dov'è il pulsantino, qui, tadam! Ma quanto è cute, troppo cute questa rennina, mi piace un sacco, è molto piccola e compatta, quindi veramente carina, e siamo riusciti a farla funzionare, mentre l'altra cosa che non funzionava, purtroppo mi sa che è proprio rotta, non funzionano, cioè non funziona proprio, guardate che cute, è troppo bellina, mi piace un sacco. Quel negozietto qui da noi, che poi adesso non è più a Pesaro ma è a Montecchio, ha un sacco di cose carine. Comunque non mi dilungo oltre, vi mando un bacione, fatemi sapere se vi piace il mio albero. L'unica cosa che avrei voluto diversa è la punta, perché ho visto in giro che ci sono alberi con un mega fiocco, bellissimi. Però vabbè, ci si accontenta, va benissimo anche così. E nulla, io vi mando un bacione, mi raccomando, se vi è piaciuta questa tipologia di video, spolliciate, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino così capisco se effettivamente i vlog vi piacciono oppure no. Nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!